Già, Rastafari, Little Thanks and Praises. Sono qui oggi con mio figlio e la mia famiglia perché ho creduto fosse opportuno creare un canale nel quale si potesse considerare uno degli aspetti fondamentali della cultura Rastafari, per me almeno e per molti, ovvero la cucina, il cibo. È vero, amore, sì. Nella cultura Rastafari, infatti, la cucina ha avuto sempre un ruolo fondamentale, è parte proprio di una tradizione che viene anche tramandata nelle generazioni. Aital, la cucina rasta, diciamo, la cucina Aital, già, è una cucina essenzialmente viva, è un cibo vivo, è un cibo che dà la vita, che non la toglie. È un cibo, è un tipo di alimentazione che permette di essere in armonia con il mondo, con la terra, con tutto ciò che vi è sulla terra, rispettandola anche. È una cucina, come abbiamo detto, che cerca di purificare e di rafforzare. È una cucina che fa crescere il corpo, non lo fa morire. È vero, amore? Anche lui apprezza. La cucina Aital non ama, diciamo, i virtuosismi, l'elaborazione, è una cucina molto semplice, come dicevo, basata sui prodotti della terra, i prodotti naturali, cercando di seguire quello che è il ciclo naturale, delle coltivazioni, rispettando quindi il tempo della terra. È un vero e proprio anche stile di vita in cui appunto l'amore per la terra, scusate, ma mio figlio adora il pane, e quindi gli diamo un pezzettino di pane, è vero, per farlo stare un pochino calmo e tranquillino. Come dicevo, è una cucina che si basa sui prodotti della terra, segue il ciclo naturale. Quindi non affretta i tempi, è una cucina naturale, una cucina in cui l'amore per la terra, l'amore per ciò che la terra contiene, il rispetto per le leggi naturali e il mantenimento di quest'ordine creato dall'Altissimo, dall'Almighty, permette di vivere in salute, permette di vivere in pace, in gioia con se stessi. Aital, dicevamo, significa una cucina che dà la vita. Perché dà la vita? Perché innanzitutto non la toglie a nessuno, essendo una cucina prevalentemente vegetariana, non utilizza prodotti animali né derivati dei prodotti animali. Dà la vita perché segue appunto il ciclo naturale delle colture, quindi non affretta i tempi. Amore, un attimo solo. Ed è vitale perché contiene tutto ciò che dà vita al corpo, quindi figuriamoci. Scusate. Grazie. Come dici? Dicevamo che è una cucina che ha in sé tutti gli elementi che permettono al corpo di vivere bene, di non ammalarsi, quindi non è un cibo che abbatte il corpo ma lo fortifica, gli permette di guarire, tra l'altro non lo fa ammalare. Infatti l'utilizzo di erbe, di semi, di radici, di foglie e di tutto quello che poi vi è nella natura, i cereali, i semi, la frutta, eccetera, sono tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno per vivere bene. Quindi non c'è bisogno di alimenti eccessivamente elaborati. Gli alimenti della natura contengono tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno per vivere: i carboidrati, il calcio, i sali minerali, gli omega 3, gli omega 6, il ferro, le vitamine, tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno. È una cucina, dunque, dicevamo, molto semplice, tradizionale, e come tutte appunto, le cucine tradizionali, ci sono, diciamo, degli elementi comuni nelle varie anche culture. Quindi nei piatti che vi proporrò magari in futuro,
Ci saranno sicuramente dei piatti tradizionali, non solo per esempio giamaicani, che è lì da dove poi deriva, diciamo, l'Aital, ma anche della cultura africana, della cultura indiana, eccetera, o anche della cultura tradizionale nostra salentina. In quanto io vengo dal Salento, diciamo che essenzialmente quando si parla di Aital, come abbiamo detto, si parla di una cucina salutare, sana, che rispetti il ciclo, il tempo, e la natura. Quindi diciamo che qualsiasi cucina del genere può essere considerata Aital, l'importante è che sia una cucina sana, che non distrugga il corpo come purtroppo molte delle cucine che ormai si vedono negli ultimi tempi, in cui si predilige il grasso, in cui si prediligono gli zuccheri. La cucina Aital è, al contrario, come tutte le cucine tradizionali, si basa su pochi elementi essenziali. Questo è quanto. Io vorrei che questo canale fosse anche aperto, nel senso che chiunque tra fratelli o sorelle avessero voglia, sentissero la necessità o semplicemente il desiderio di condividere, questo stile di vita. Credo che sia fondamentale che possano condividerlo con noi. Quindi spero di poterlo aprire poi ad altri. Per il momento è tutto, spero che vi sia utile in futuro per cucinare dei piatti un po' più, magari semplicemente diversi, semplicemente più leggeri, semplicemente più salutari. Infatti, tra l'altro, volevo sottolineare che questo canale è aperto a tutti, cioè ovviamente è un canale pubblico, nel senso che ognuno, non bisogna essere rasta per cucinare Aital, basta avere il desiderio e la voglia di cucinare sano, di preservare il proprio corpo, perché il fondamento è questo, cioè una cucina che preservi il proprio corpo, non sottoponendolo a tutti quegli stress in cui il mondo moderno occidentale ci sottopone. Quindi, mi ripeto per l'ennesima volta, è una cucina aperta a tutti, tutti possono provare perché è facile, perché è veloce, solitamente si utilizzano i prodotti della terra, prodotti che seguono i cicli naturali, quindi adesso ci sono le rape, quindi mio figlio, come vedete, sta mangiando una puccia con dentro le rape perché è inverno. Ci saranno prodotti, solitamente io utilizzo dei prodotti biologici, biologico non intendo comprato nel negozio di biologico a prezzi esagerati, biologico nel senso anche prodotto dal contadino di fiducia che sappiamo che non utilizza diserbanti o prodotti chimici, utilizzo dei prodotti quindi di solito a chilometro zero. Cose semplici, cose molto semplici, magari sicuramente ci saranno diciamo delle verdure o degli elementi particolari che magari nella cucina italiana non vengono molto considerati, ma invece sono fondamentali. Ad esempio il platano, perché ce l'ho qui davanti, mi è venuto in mente, quindi un cibo molto ricco, o la farina di ceci, che comunque in Italia è usata, ma non in maniera adeguata, secondo me. O vari cereali che non vengono per niente considerati. Quindi c'è una vastità di prodotti che molte volte vengono messi da parte delle cucine tradizionali, delle cucine diciamo tradizionali ma più moderne, come ad esempio i semi, come ad esempio le spezie che sono fondamentali per il nostro corpo, varie tipologie di legumi o di cereali che vengono poco considerati ma che in realtà sono fondamentali per il nostro organismo. I piatti tra l'altro sono di solito tutti quanti, noi di solito facciamo un piatto unico nel quale però siano presenti tutte le sostanze che servono per affrontare bene una giornata. Quindi stringo e vi lascio ora, diciamo, al primo piatto che ho deciso di regalarvi per oggi, che è un tipico piatto giamaicano, sono degli spinaci con molta cipolla, del pepe nero, vedrete, e accompagnati dai dumpling,
che è come noi utilizziamo il pane, come si utilizza il ciapati, come si utilizzano le paste. Il dumpling è una di quelle cose che vengono utilizzate molto spesso in Giamaica per accompagnare i cibi, soprattutto le verdure. Quindi al momento vi lascio, vi salutiamo e au! E ci rivediamo per preparare insieme questo piatto gustoso. Già Rastafari. Eleai Selassie. Blessed Lord.